A Milano, teatro lirico, la campagna elettorale per la Democrazia Cristiana è aperta da De Gasperi, di ritorno dal Consiglio parigino della NATO. Sono presenti Gonella, Malvestiti, Pella, Segni. Dopo il saluto di Sangalli, il presidente chiarisce le posizioni di fronte ad alleati ed avversari. Tocca quindi il problema produzione-disoccupazione. Noi dovremmo fare un massimo sforzo per aumentare la produzione in ogni settore, perché solo attraverso questo possiamo aumentare, rendere sufficiente l'occupazione. Conferma quindi la bontà della politica atlantica. Così noi diciamo, costi quel che costi, viva l'Italia! All'Adriano il programma dei socialisti democratici è presentato da Saraga. Riforma sociale, rapida attuazione di quella agraria, modifiche di struttura nella produzione industriale, politica di sicurezza sociale. Io credo, come è stato detto, che la vera forza difensiva ad un paese non è nel valore delle armi di cui questo paese dispone, ma nel valore delle cose che queste armi devono difendere, vale a dire nelle conquiste sociali che il paese ha realizzato e che ha interesse a difendere dalla minaccia dell'invasione straniera. Bilancio della prima giornata, 5.000 comizi in tutta Italia.